Siamo con Daniele Farzetti, Orgoglio Amaranto. Allora, questa trasferta di Perugia, insomma, un argomento molto sofferto. Voi avete, siete andati, come si suol dire, per carte bollate. Ma che è successo, Daniele? No, innanzitutto bisogna, come dire, spiegare anche le premesse di questa azione giudiziaria che abbiamo deciso di intraprendere di concerto, di collaborazione anche con tutti i gruppi della curva sud Lauro Minghelli, nel senso che dalle notizie e poi dagli atti ufficiali che già il 22 marzo il GOS di Perugia aveva redatto, erano state indicate delle modalità per cui i tifosi Arezzo potessero prendere parte a trasferta di Perugia, assolutamente, secondo il nostro punto di vista, evidentemente esageratamente stringenti e che nulla avevano a che fare con la gestione dell'ordine pubblico, ma era semplicemente la volontà di impedire che i tifosi di Arezzo potessero appunto essere in trasferta a Perugia. Era previsto l'utilizzo di pullman collettivi, quindi anche con una limitazione molto stringente a alcuni principi costituzionali che sono quella libertà di movimento degli individui, perché ricordiamo, noi siamo tifosi e spesso questa categoria di persone viene identificata in un contesto anche al di fuori poi della nostra ordinaria organizzazione della società. Cioè, siamo cittadini come tutti gli altri, cittadini di serie A che non hanno nessuna volontà di essere né fatti oggetto di una repressione insensata, né tantomeno essere considerati, insomma, soggetti passivi che non hanno loro diritti, non hanno possibilità di esprimere la loro voce. Di cronaca, chi può parte, diciamolo, perché ovviamente magari non ha seguito la vicenda, ad onor di cronaca. Soprattutto un osservatore, diciamo, esterno e superficiale non si può essere reso conto, forse appunto se non spiegavo questa premessa, che una prima vittoria comunque l'abbiamo ottenuta. Dopo questa prima determina del GOS di Perugia, comunque la riunione definitiva ha tolto di mezzo l'uso dei mezzi collettivi di spostamento. Insomma, ognuno può recarsi a Perugia con il mezzo che preferisce. Ognuno inteso quelle 150 persone che ad Arezzo hanno la tessera del tifoso, quindi è una limitazione molto, molto stringente, perché in realtà non è preclusa completamente la trasferta, ma la determinazione è stata appunto quella che solo i possessori della tessera del tifoso ci potessero andare. Ora, considerando che l'Arezzo per 2 anni è stato in Serie D e quindi la tessera del tifoso non era obbligatoria, non era neanche prevista più che obbligatoria, quindi ovviamente pochissime, e quest'anno nessuna trasferta ha visto la necessità di utilizzo della tessera del tifoso, anche a Lucca per esempio, in cui c'erano stati dei fatti comunque in cui in realtà gli aretini erano stati vittime, però c'erano stati dei momenti di tensione tra i due tifoserie, e neanche in quel tipo di circostanza le autorità di quella città avevano previsto l'utilizzo della tessera del tifoso, che è diventato uno strumento totalmente desueto, perché già con l'introduzione del biglietto nominale, che è già collegato alla banca dati della polizia, per cui si può identificare immediatamente se un soggetto che non ha la possibilità di acquistare un biglietto per lo stadio lo stesse tentando di fare, di fatto la tessera del tifoso è stata introdotta e viene utilizzata solo e soltanto quando le autorità di pubblica sicurezza vogliono fondamentalmente impedire che qualcuno vada in trasferta, perché ormai, diciamo, è un mezzo completamente desueto e privo anche del suo significato, forse, se l'ha mai avuto originario. Ecco, non ci sono altri appelli da questo punto di vista, mi pare di capire. Cioè, il vostro giudizio ovviamente su quello che è accaduto mi pare molto chiaro, e anche appunto sullo strumento della tessera del tifoso, però non c'è più appello, insomma, da questo punto di vista. Perdona la mia ignoranza. No, ormai, diciamo, sotto le vie, noi abbiamo percorso questa strada giudiziaria in primo luogo perché crediamo appunto di avere dei diritti e di volerli portare in fondo fino all'atto conclusivo. Crediamo che poteva essere, se poi fosse veramente anche arrivato a un risultato positivo per noi, un precedente importante, e questi tentativi comunque hanno un senso perché rivendicano la possibilità che le persone organizzate insieme possano cambiare le cose di uno strumento che ormai, per stessa ammissione dell'autorità di pubblica sicurezza, è fondamentalmente uno strumento anche da cambiare per il legislatore più che per l'autorità, è uno strumento da cambiare perché ormai
ha perso gran parte dei suoi connotati. È stata una battaglia dal nostro punto di vista quasi di civiltà, no? Nel senso, contro un'autorità che non ha a nostro giudizio nessun interesse a voler gestire l'ordine pubblico, come sarebbe poi la competenza di questa autorità, ma semplicemente ha deciso di risolvere i problemi impedendo che qualcuno possa partecipare a un evento sportivo. Senti, da un punto di vista, dai, semplicemente per modo di dire, ma insomma calcistico, è una trasferta ovviamente tanto, è un incontro insomma tanto atteso per svariati motivi, ma insomma uno su tutti di quello di portare a casa una vittoria. Sì, il derby col Perugia per noi è il derby fondamentalmente, no? Quindi è sempre una partita che ha molteplici risvolti e tantissimi ricordi. Dispiace che non sarà possibile che i tifosi Amaranto possano essere negli spalti del Curi, però sicuramente un risultato positivo in primo luogo vorrebbe dire la matematica certezza di disputare playoff, e per noi che all'inizio dell'anno eravamo partiti con l'ambizione semplicemente di salvarci nella maniera più tranquilla possibile, questo è già un risultato incredibile. Poi quando riusciamo a battere il Perugia, per noi è sempre doppia festa.